Uomini e donne trono over, Sossio Aruta, l'affronto all'ex moglie. Sossio Aruta del trono over di Uomini e donne, l'ultimo attacco alla ex moglie. Giovedì scorso è stata registrata la seconda puntata del trono over di Uomini e donne. E, come al solito, le polemiche si sono sprecate. Difatti, a tenere banco, ancora una volta, è stata Gemma Galgani e la sua vita amorosa. Il motivo? Dopo essersi lasciata con Marco Firpo, ha iniziato a frequentare un altro cavaliere, con il quale c'è già stato un bacio. Finita qua? Nemmeno per idea, perché anche un altro uomo vorrebbe far breccia nel cuore di Gemma. Tuttavia non è stata l'unica protagonista del trono over del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi a far molto discutere in rete in questi giorni. Infatti, nelle ultime settimane, Sossio Aruta ha iniziato una vera e propria battaglia social contro la ex moglie, rea di impedirgli di vedere i figli. E l'ultimo post pubblicato su Instagram dal cavaliere partenopeo ha lasciato le sue numerose fan di stucco. Andando nel dettaglio, Sossio ha pubblicato una foto di uno zombie, e nella didascalia ha scritto: oggi sono triste, vittima di un mostro senza scrupoli e sono senza parole. Che schifo. Il re avvelenato. Ovviamente, nemmeno a dirlo, le sue tante estimatrici hanno subito pensato all'ennesima frecciatina contro la ex moglie. Trono over di Uomini e donne, lo sfogo di Sossio Aruta. Ma perché Sossio Aruta è così avvelenato con la madre dei suoi figli? Il tutto è iniziato dopo il duro attacco di quest'ultima sulle pagine del settimanale Di Più. Difatti, la donna ha rivelato di non ricevere l'assegno di mantenimento per i figli dal cavaliere del trono over di Uomini e donne da anni. Motivo per cui gli ha consigliato di evitare di perdere tempo in TV, e trovarsi un lavoro vero e proprio per adempiere ai doveri di padre. A quel punto, Sossio si è difeso, contrattaccando. E giusto qualche giorno fa, sempre sul settimanale diretto da Sandro Maier, ha svelato di essere stato tradito dalla ex moglie. Tuttavia, al momento, la donna non ha replicato ancora a queste accuse. Risponderà per le rime all'ex marito? Oppure farà finta di niente per non alimentare ulteriormente questa bufera? Queste e tante altre le domande che molte supporter del cavaliere si stanno ponendo proprio in questi minuti su social. Insomma, a distanza di qualche giorno dal suo ultimo sfogo, ecco arrivare l'ennesima frecciatina ad alimentare questa bufera infinita. Riusciranno i due a chiarirsi?